Buongiorno, buon lunedì. È lunedì pomeriggio, in realtà sto iniziando questo vlog a quest'ora, questo video così perché in realtà non lo vorrei neanche definire un vlog in quanto lo sto iniziando praticamente tipo alle 2 del pomeriggio, ma lo sto improvvisando in quanto non avevo in mente di registrare oggi. O meglio, in realtà in programma oggi c'era il cambio armadio perché non l'ho ancora fatto, però fa caldissimo. Quindi voglio godermi la piscina in quanto oggi sono a casa e non lavoro, poi lavorerò tutta settimana, quindi oggi in realtà sono a casa anche domani, però poi gli altri giorni lavoro sempre, quindi voglio godermi un pochettino la piscina, un pochettino di più in questi 2 giorni che sono a casa e quindi ho messo da parte il cambio stagione perché so che ci metto tipo un pomeriggio intero. Tra l'altro, oggi sono a casa da sola perché Ste è ufficialmente tornato a lavoro, stamattina è andato in ufficio. Io stamattina mi sono svegliata un pochettino più tardi di lui, tipo alle 9, 9 e mezza, però ho dovuto fare un sacco di cose amministrative, ho dovuto rispondere a diverse mail, preparare diversi documenti, insomma fare un po' di cose al PC e mi è volata la mattinata. Poi ho dovuto preparare anche qualche contenuto che devo consegnare e quindi è passata tutta la mattinata, mi è passata davanti in un lampo. Ho mangiato al volo, in realtà devo ancora finire di pranzare. Ho mangiato il melone, l'altra sera abbiamo mangiato il melone con il prosciutto crudo che è buonissimo, cioè in estate lo mangio davvero super volentieri. Mi erano avanzate giusto tre fettine, quindi ho mangiato quelle e adesso ho tolto dal frigorifero un po' di speck perché mi piace mangiarlo a temperatura ambiente. Tutti gli affettati non mi piacciono freddi di frigorifero, ma li preferisco a temperatura ambiente. Quindi adesso sto aspettando 5 minuti e poi mangerò anche un po' di affettato. Tra l'altro, quando fa caldissimo, perché oggi fa caldissimo, non riesco a mangiare cose troppo pesanti, specialmente oggi che sono da sola, non ho voglia di mettermi ai fornelli a cucinare assolutamente niente e quindi va così. Tra l'altro, devo dire che è un po' strano essere qui a casa da sola, perché ormai erano 3 mesi che ero abituata a stare a casa con lui e se ricordate lui lavora sempre qui, aveva preparato la sua postazione, ormai stava qui, però oggi appunto è tornato in ufficio, non era molto contento perché stava bene anche a casa, poi adesso che fa caldo, insomma andare in ufficio è sicuramente più pesante, però in realtà già domani è ancora a casa perché non sono tornati definitivamente, ma fanno tipo oggi lavora in ufficio, domani che è martedì da casa, mercoledì in ufficio, giovedì da casa e venerdì cassa integrazione. Stanno facendo così e quindi diciamo che domani è di nuovo a casa. E appunto è strano perché ero abituata insomma ad averlo qui con me a mangiare a pranzo sempre insieme e essere completamente da sola era da un sacco di tempo che non succedeva. Comunque oggi voglio fare il bagno assolutamente perché l'acqua è caldissima, è a 30 gradi. Stamattina appena mi sono svegliata l'ho scoperta perché abbiamo preso la buona abitudine di coprirla tutte le sere così l'acqua si mantiene più pulita e non troviamo quella mattina tutti gli insetti sopra a filo piscina perché quando a casa dei miei non la coprivamo, la mattina c'erano sempre moscerini sparsi ovunque, insetti sparsi ovunque, invece con il telo questo non succede. E ho fatto partire anche la pompa, così intanto mi mantiene l'acqua della piscina pulita. E poi sul soppalco ho inserito anche un ventilatore, deumidificatore, dopo ve lo faccio vedere, mi piace anche come ci sta. Questi elettrodomestici devo dire che non mi fanno impazzire solitamente, però quando li trovo minimal, puliti, lineari, non troppo ingombranti, allora mi piacciono e sono soddisfatta di quello che ho scelto. Comunque, dopo magari ne approfitto e ve lo faccio vedere. Adesso smangiucco qualcosa così poi sono pronta per farmi un bagno in piscina perché oggi voglio abbronzarmi, anche se in realtà ieri avendo lavorato la mattina, ieri era domenica, tra l'altro capita molto spesso che io nel video vi saluto dicendo buon lunedì, buon sabato e poi sotto nei commenti trovo alcune persone che mi dicono ma Giada, ma oggi non è sabato. Questo succede perché io registro il video di sabato, poi magari lo carico di martedì. Semplicemente questo è il motivo, non che io sia matta, ma semplicemente perché lo registro un giorno e lo carico poi qualche giorno dopo. Questo è il motivo. Quindi sicuramente oggi ho detto buon lunedì, ma il video non uscirà di lunedì. Comunque, appunto, mangio, faccio il bagno, tra l'altro
non so se si vede, ma sono un pochettino abbronzata perché appunto ieri mattina ho lavorato, ma poi il pomeriggio ero a casa, essendo domenica era a casa anche se non lavorava, quindi abbiamo fatto un bagno con i nostri nipotini tutto il giorno e mi sono abbronzata, ho già il segno del costume. Missione abbronzatura quest'anno. Voglio diventare bella bella scura, mi piace l'abbronzatura così non devo neanche poi truccarmi perché in estate non sopporto molto il fondotinta e se posso non truccarmi preferisco. Infatti stamattina ho messo soltanto un po' di mascara e ho ritoccato velocemente le sopracciglia perché non riesco più a vedermi senza le sopracciglia ritoccate. Tra l'altro sto pensando anche di andare a farmele e subito se trovo qualche ragazza brava che mi ispira, perché non conosco nessuna in realtà. Se ne avete da consigliarmi, magari qui sotto nei commenti fatemelo sapere. Comunque, non so voi, ma io quando mangio l'affettato scaldo sempre un po' il panino e lo sto scaldando, mi trovo molto bene a scaldarlo nel tostapane della Smeg che mi aveva regalato mia sorella Natale, non so se vi ricordate, perché si scalda benissimo, poi si secca un pochettino, mi piace poi il pane un pochettino croccante e ultimamente sto amando lo speck. Sono una amante del prosciutto crudo. Però ultimamente, in questi ultimi mesi, ho scoperto lo speck mangiandolo sulla pizza. Non lo mangiavo mai prima e da quando, insomma, ho iniziato a prendere la pizza con lo speck, non manca mai nel mio frigorifero, appunto questa tipologia di affettato. Tra l'altro, non so se anche da voi è così, ma immagino di sì. Ma quante cavolo di mosche stanno girando? Cioè, in casa ne troviamo sempre tantissime. Avete visto quello che ho fatto? Tra l'altro, sono abituata ormai a farlo da anni. Tolgo la parte bianca, tolgo il grasso perché non mi piace. È una cosa che fa anche Ste. In questo siamo molto molto complici perché facciamo la stessa cosa sia nel prosciutto cotto che nel prosciutto crudo che nello speck. Se c'è una parte di grasso noi la togliamo sempre. Mangio al volo così. Quanto è bello mangiare al volo così comunque. Così la cucina resta in ordine. Fantastico. Quando posso faccio sempre così. Ed ecco qua il ventilatore, che poi è anche un deumidificatore, che mi è stato mandato da Mano a Mano, dallo shop Mano a Mano. L'ho posizionato qui e perché l'ho messo qui? Perché in questo ambiente non abbiamo il condizionatore e fa caldissimo, infatti devo ancora accenderlo, però se guardate qui ci sono 26,3 gradi, infatti fa davvero caldo e mi serviva assolutamente una cosa di questo tipo. Non è un accessorio troppo ingombrante, quindi anche un po' fastidioso da vedere, perché io personalmente questo genere di complementi d'arredo, comunque di prodotti che servono per rinfrescare la casa, per scaldarla o tante altre cose che sono necessarie, non mi piace che siano troppo a vista, troppo ingombranti, quindi cerco sempre di trovare quello più lineare, più pulito, insomma, che si sposa, insomma, bene con il contesto. E questo che appunto ho trovato sul sito di Mano a Mano, credo che sia proprio la soluzione ideale. L'ho messo in quest'angolino in quanto lì ho la presa e questo spazio tra le scale per andare nella vasca da bagno e il mobiletto restava sempre vuoto. Di solito qui mettiamo l'albero di Natale, però per l'estate direi che questo è l'angolo migliore per il nuovo arrivato in casa. Tra l'altro, come notato, ho portato qui sopra anche il bouquet di Colvin. Prima ce l'avevo in cucina, stamattina invece l'ho portato qui. Mi piace come ci sta. Tra l'altro, i fiori sono ancora bellissimi, hanno più di 5 giorni e il bouquet è ancora perfetto. E un'altra cosa che ho cambiato qui sopra, se notate, cos'è? Ho tolto il tappeto qui prima,
proprio questa misura qui, avevamo il tappeto che andava a seguire, diciamo, tutto il divano, era abbastanza grande, però Mocha più di una volta in me ci ha fatto la pipì sopra. Quindi l'ho preso, l'ho portato in taverna, l'ho pulito per bene, tutto a mano tra l'altro, e l'ho lasciato asciugare giù, ma non l'ho più portato su perché voglio che impari a farla solo ed esclusivamente in giardino. Quindi l'ho tolto e devo dire che mi piace tantissimo anche così. Mi dà l'idea più di estate, non so perché il tappeto lo vedo un pochettino più invernale, quindi l'ho tolto per l'estate, resterà sicuramente così, poi magari a settembre speriamo che abbia imparato e quindi andremo a rimetterlo. Però anche senza tappeto devo dire che mi piace tanto, perché sembra ancora più grande la stanza, in quanto il tappeto che c'era era comunque, cioè un tappeto grigio scuro, quindi si notava molto. Ed eccoci, vediamo quanti gradi è, sono curiosa. Quasi 30 gradi. Infatti oggi il sole picchia. Mamma mia, che bella! È super piacevole perché non è troppo fredda, però allo stesso tempo non è neanche caldissima, quindi è la temperatura ideale questa. Credo che 30 gradi sia proprio la temperatura ideale per farsi un bel bagno. Devo anche vedere quanto manca alla pompa, perché deve andare 6 ore al giorno. Qui viene riportato il tempo che manca, quindi mancano ancora 2 ore. In realtà, quando si fa il bagno, sarebbe da spegnere la pompa. A volte lo faccio, a volte no. Oggi andrò a farlo e poi la farò partire quando esco. E quindi non ci sarà più dentro nessuno. Adesso vi faccio vedere anche il tavolo che c'è qui fuori, che non è il nostro, ma è dei miei cognati, perché loro abitavano già qui prima che arrivassimo noi, essendo una casa bifamiliare, quindi loro erano qua già da prima. E qui fuori avevano messo un tavolo da pranzo che con gli anni si è un po' rovinato perché a causa del sole il legno si è rovinato, quindi hanno deciso, alla fine hanno ascoltato insomma quelli che sono un po' i miei gusti e hanno cambiato le sedie, le hanno prese bianche e il tavolo è stato tutto diciamo levigato, quindi è stato fatto tornare al suo colore naturale e domani andremo a pitturarlo, indovinate di che colore? Di bianco, li ho convertiti al bianco, si vede, non vedo l'ora poi di vedere tutto completato come ci sta, ma secondo me uscirà davvero bene. Adesso salgo, vado a mettermi il costume perché sono ancora vestita. Voilà, questo è decisamente il mio preferito. Comunque il tavolo è questo qui, prima era. Adesso non vedo niente perché c'è il sole. Prima era di questo colore, quindi proprio classico legno. Adesso invece è stato fatto tornare al suo colore naturale e devo dire che questa tonalità comunque a me piace davvero, davvero tanto. Però andremo a pitturarlo, domani gli darò una mano perché comunque è un lavoro abbastanza lungo. E queste invece sono le sedie. Sono 6, al momento ce ne sono fuori soltanto 2, sono tutte bianche. Tipo sì, in plastica e sono super super comode. La temperatura è proprio perfetta comunque. La settimana scorsa era molto più fredda. Oggi si sta da Dio. Super piacevole perché non è per niente fredda, si sta davvero davvero bene. Guardate chi è venuto a farsi un bagno. Mocha, seduta. Non berla che non è buona. Seduta, dai. Wow. Ti piace? Ti piace Mocha? Sei una ridicola te. Oh. Rieccomi tornata. Alla fine oggi pomeriggio
Non ho più filmato niente perché sono stata in ammollo tutto il giorno, sono scesa che erano circa le 3 e ci sono rimasta fino a poco fa. E adesso sono tipo un quarto alle 7. Tra l'altro, ste momenti arriva perché di solito arriva tra un quarto alle 7 e le 7. E dopo mangeremo qualcosa. Non so ancora cosa fare per cena stasera. Appena arriva, gli chiedo insomma cosa voglia di mangiare. Poi improvvisiamo un piatto per stasera. E dopo abbiamo promesso a Gioia di portarla a fare una passeggiata perché ieri tra una cosa e l'altra poi non siamo riusciti. Lei ama andare a fare la passeggiata. Tra l'altro, è qui in casa con me, mi sta guardando perché continuo a ripetere la parola magica e quindi lei capisce quella parola e si emoziona subito. Quindi dicevo, non la ripeto per l'ennesima volta, però dopo insomma andiamo a fare questa cosa con lei e con Mocha. Tra l'altro andare la sera in estate è proprio l'ideale perché non fa più così caldo e si passeggia sicuramente meglio, quindi facciamo un giro del quartiere, probabilmente passiamo in gelateria a prenderci anche un gelatino ogni tanto quando facciamo la passeggiatina serale, lo dico così perché mi sta guardando, e passiamo anche in gelateria insomma a prendere un gelato. Tra l'altro non sono ancora andata a farmi la doccia appunto perché stavo aspettando Ste, speriamo arrivi, così poi volo in doccia e così posso anche controllare la mia abbronzatura, anche se mi sa di essermi, penso di essermi abbronzata perché comunque siamo stati appunto 3-4 ore, quindi con il sole che c'era oggi sicuramente mi sono abbronzata, ma mi accorgo bene quando sono sotto la doccia e mi accorgo proprio dell'abbronzatura che ho preso. Stavo editando il video e mi sono resa conto di non aver chiuso questo video. Si vede che mi sono dimenticata. E quindi eccomi qui, non mi piace chiudere i video senza salutare. Quindi faccio questa breve clip per ringraziarvi di essere stati con me anche oggi. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollicino in su ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacio e al prossimo video. Ciao!